A Prato La Peligna sarà realizzata una copia del monumento dell'Avis, già esistente dal 2010 a Cernusco sul Naviglio nel Milanese. Si tratta dell'ennesima iniziativa che sancisce il gemellaggio tra le sezioni Avis di Cernusco e di Prato La Peligna, nato in seguito al terremoto del 2009. In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, il presidente dell'Avis di Cernusco, Domenico Cantù, è stato premiato con una targa dell'amministrazione comunale pratolana, consegnata dal sindaco Antonio De Crescentis. Avis vuole essere una grande famiglia, e quindi quando nasce un'amicizia bisogna continuare a coltivarla. E quindi periodicamente gli amici pratolani vengono nel nostro territorio e noi quando ci invitano veniamo volentieri a trovarli. Il vicepresidente dell'Avis di Cernusco, Carlo Assi, spiega che cosa li spinse a recarsi a Pratola. Cerchiamo sulla cartina il cratere dove l'intensità era stata minore, perché sapevamo che superata l'emergenza poi si dimentica, e allora nei posti dell'emergenza grave ci sono tutti, nei posti dove c'è la difficoltà che si trascina non c'è mai nessuno. Da un dramma, dalla tragedia del 6 aprile 2009, poi sono nate anche delle opportunità. Una prima opportunità fondamentale per noi è quella dell'amicizia. Gli aiuti si sono inoltre concretizzati con la realizzazione a Pratola dell'asilo nido intercomunale inaugurato nel gennaio scorso. Tramite il progetto Le pietre che ridono del comune di Cernusco sul Naviglio sono stati creati momenti solidali per la raccolta di introiti destinati alla costruzione dell'asilo. Ho pensato di creare un percorso semplice e simpatico per far conoscere in Cernusco quello che era successo, che avevo visto, e per portare qualche cosa in più che non fosse magari un piccolo contributo, qualcosa che restasse, ed è rimasto. Ho molto piacere questo connubio che esiste tra Avis Cernusco e Avis di Pratola. Non ci stancheremo mai di ricordare l'importanza di fare gruppo. Durante la cerimonia sono stati consegnati attestati di benemerenza ai soci e targhe di ringraziamento alla nostra emittente, a Radio Mondo, per la diffusione dei valori della donazione del sangue. Un particolare ricordo dell'editore di Radio Mondo, Ernesto Di Marzio, recentemente scomparso, presente la moglie Eva. Come mezzo di comunicazione è chiaro che cerchiamo di dare il massimo della visibilità a queste associazioni che nella loro appunto attività quotidiana cercano di portare avanti un discorso utile. Un ringraziamento anche speciale viene da Ernesto Di Marzio, certo, da lassù, perché lui è stato sempre vicino all'Avis. Una menzione di rilievo è andata inoltre ai giovani che presteranno il servizio civile nazionale per l'Avis di Prato La Peligna. In virtù dei nuovi ragazzi del servizio civile nazionale che verranno a prestare servizio dalla nostra sede dalla fine di agosto circa, ci siamo prefissi appunto l'obiettivo di poter allargare tutte le basi associative e trovare tutti gli spazi possibili per poter recuperare i donatori che purtroppo servono sempre, anche in virtù di un ricambio generazionale di cui abbiamo sempre maggiore bisogno nel tempo.